migliore di tutti gli altri suoi spasimanti, ma rimani sempre te stesso. Se non ti apprezza così come sei, significa che non c'è alcuna compatibilità e cambiare, alla lunga, non servirebbe, oltre a non rendere giustizia alla tua personalità. Veniamo ora ai 5 consigli. 1. Cerca di essere propositivo. Non ti cullare se vedi che la conquista è vicina, ma continua ad essere proattivo. Regala le emozioni, molte all'inizio, ma sappi poi dosarle sparendo brevemente. Ogni tanto lei dovrà rendersi conto che le tue belle parole e le azioni di conquista nei suoi confronti non sono affatto scontate e anzi deve meritarsele anche lei, cercandoti a sua volta, come si suole dire, un po' carota e un po' bastone. I gesti che le rimarranno impressi potrebbero essere un dono inaspettato, organizzare una giornata inusuale, una gita fuori porta, una visita programmata in un luogo di cultura, una cena nel suo ristorante preferito. Scegli tu. Ricordarsi di qualcosa di importante a distanza di tempo che la riguarda, dimostrando così di prestare attenzione a lei e ai suoi contenuti. 2. Sii paziente. Non tutti gli amori o il forte interesse nascono immediatamente a pelle, ma talvolta si costruiscono nel tempo. Smetti di perseverare solo quando percepisci che davvero non è interessata a te o non ti tratta con il giusto rispetto che meriti. 3. Fatti conoscere. È pur vero che non potrai farla invaghire se non saprà cosa potrà piacerle di te. Parlale dei tuoi gusti, delle tue ambizioni, del tuo quotidiano, delle esperienze passate e dei tuoi desideri futuri. Non tutto e subito però. Come abbiamo detto in altri video, non bisogna esagerare con l'aprirsi, perché occorre lasciarle sempre, dopo ogni vostro incontro, la voglia di scoprire ancora qualcosa in più. Per agevolare tale procedura, usa delle tecniche intelligenti, come quella di formulare una specie di test con lei, basato sul botta e risposta. Falle qualche domanda alla quale poi dovrete rispondere entrambi, ma senza argomentare troppo. Quello lo farete in seguito e possibilmente sarà proprio lei a tornare sul discorso. Esempio, visto che vi piacciono le frasi, qual è la cosa che ti piace di più in un rapporto? Cosa ti eccita in più di un uomo o di una donna? Cosa pensi ci verrebbe bene se ci dedicassimo una giornata per fare qualcosa insieme? A ogni domanda rispondete entrambi in maniera secca e sincera. 4. Cura l'immagine. Renditi irresistibile ai suoi occhi e anche a quelli delle altre, il più possibile. Ovvero, quando andate in giro, lei noterà se riscuoti le attenzioni anche delle altre donne e, in automatico, questo ti renderà desiderabile anche ai suoi occhi. Si chiama preselezione. È un processo psicologico primordiale, naturale, che deriva dalla notte dei tempi. È importante non essere bellissimi, ma sicuramente virili e sicuri di sé. 5. Falla ridere. Lo sdrammatizzare le situazioni e l'essere simpatico saranno fattori fondamentali nell'acquisizione di punti a tuo favore. In ultimo, ma non per ultimo, in tutto questo lasso di tempo, divertiti. Prendi il tutto come un gioco. La conquista e l'arte del farla innamorare è una sfida divertente, ma non occorre prenderla con pesantezza, come se fosse un lavoro. Anzi, più riuscirai in questa modalità leggera, più risulterai vincente. E ogni volta, sempre di più, ti verrà naturale mettere in atto tutte queste dritte, senza neanche impegnartici.